questo aspetto che hai accennato poco prima è molto importante, e infatti a volte mi avete visto anche di dire zitta, respira, stai ferma lì, no? Cioè, una cosa è il tuo ascolto, il sentire, il arrivare sul punto, vedere la persona che può avvicinarsi a quello che è stato il suo sentito e metterlo insieme con quello che è la sua esperienza reale, quindi in quel momento. Ma anche lì abbiamo sempre la solita storia, che in quel momento la persona che è di fronte va a contattare una zona di pericolo, nel senso che lì potrebbe essere in pericolo il sentire dolore, per cui cerca di scappare via. Questo sicuramente no. Quindi a volte lì è proprio quello, dice, di lasciare il tempo anche all'altro. Sì. E a volte addirittura bisogna aiutarlo un pochettino. Sì, cioè. Stai fermo, respira. No, perché poi riconosco poi alla fine, nel momento in cui è soddisfatto il mio bisogno, l'ho azzeccata, perché il sì, quale te lo dice. Ma lì c'è quel pezzettino lì per lui, che lì può. Sì, perfetto, grazie. Grazie.